Possiamo andare? Ok, buon pomeriggio, benvenuti a tutti quanti. Ennesimo appuntamento, questa volta diverso da tutti gli altri, eh, appuntamento di, del progetto didattico divulgativo che l'Istituto eh, propone. Oggi affrontiamo un argomento totalmente diverso, abbiamo un ospite che viene direttamente da, dall'Università di Genova e eh, qua vicino ormai rispetto ad altri che l'ultimo collegamento era con gli stati uniti e parleremo di eh, qualcosa di più vicino a, a voi le fake news e l'ospite eh, fa parte di un um, del Cicap. e adesso accenneremo a cos'è il Cicap e cosa cosa fa e per non rubare tempo do subito la parola al professor Silvano Fuso e così cominciamo a, a parlare di, ehm, del CICAP. Esattamente avete mai sentito parlare in televisione? Ecco, allora. No, ve lo dico io. Bene. Allora, mi tolgo un attimo la mascherina, intanto siamo a debita distanza. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, eh, voglio ringraziare l'istituto per l'invito, in particolare il professor Campisi che è stato colui con il quale ho interagito. E il saluto è rivolto a voi che siete in presenza e ovviamente a tutti coloro che ci stanno seguendo in streaming. Allora, due parole eh, su che cosa è il CICAP appunto, come ha introdotto il collega. Dunque, eh, CICAP è un acronimo un po' complicato, significa Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Oggi pomeriggio poi parleremo ampiamente di pseudoscienze. Eh, questo comitato nasce in Italia nel 1989 su iniziativa di Piero Angela, che sicuramente conoscete tutti. No? Eh, lui partecipa ancora oggi attivamente alle nostre attività, è sempre stato molto sensibile a queste problematiche. Eh, aderiscono un sacco di, di nomi illustri diciamo, de, della cultura scientifica e non eh, italiana e eh, abbiamo come eh, mission diciamo come obiettivo proprio quello di eh, diffondere il pensiero critico e razionale eh, come avremo modo di vedere più dettagliatamente oggi pomeriggio appunto eh, purtroppo nell'informazione che circola quotidianamente eh, ci si imbatte continuamente in fake news, buffa le pseudoscienze e, e quindi è sempre più importante appunto eh, sviluppare un senso critico noi, noi siamo ben contenti quando possiamo intervenire eh, nelle scuole perché riteniamo che sia eh, come sempre meglio prevenire piuttosto che reprimere no? per cui se, se, se voi ragazzi sviluppate no, precocemente eh, un senso critico nel, nel recepire tutto quello che vi raggiunge quotidianamente sicuramente eh, le cose miglioreranno, no? nel senso che se i cittadini di domani saranno più consapevoli, responsabili, svilupperanno maggior senso critico, riteniamo che eh, l'intera società abbia eh, da guadagnarci. Bene, eh, dopo questa introduzione, veniamo appunto ai contenuti proprio della chiacchierata di oggi. Dunque, io ho voluto dare questo titolo no, che riecheggia un po' un vecchio film di Louis Buñuel, no, che si intitolava Il fascino discreto della borghesia l'ho adattato appunto alle fake news mettendo quel in fra parentesi, no? perché come vedremo insomma, il fascino delle fake news poi non è così discreto come eh, il titolo del film di Buñuel attribuiva appunto alla borghesia. Uh, inizierei questa chiacchierata uh, con una citazione che è diventata oramai abbastanza famosa uh, del compianto Umberto Eco. Umberto Eco ci ha lasciato nel 2016, uh, era uno dei soci onorari del CICAP. Uh, lui, lui eh, si è dato da fare anche a darci una mano, diciamo, nel, nell'opera di cui parlavo prima. E un anno prima di, di lasciarci, nel 2015, venne invitato all'Università di Torino, dove gli venne conferita una laurea ad honorem in comunicazione e media. E, eh, nella lectio magistralis, che tenne appunto in quell'occasione, disse una cosa molto, molto forte, molto pesante che è quella che ho riportato in questa slide i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino senza danneggiare la collettività venivano subito messi a tacere mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel e l'invasione degli imbecilli che andò giù molto duro Umberto Eco in quella occasione e sottolineava come appunto uh, nella nostra epoca ci sia una diffusione massiccia no, di informazioni prive di ogni fondamento. Questo ovviamente non significa che eh, le, le, le frottole, diciamo, eh, prima non circolassero. Eh, le bufale sono sempre esistite, no? da, da, da che mondo è mondo se si guarda la storia, eh, sono sempre circolate notizie false, però indubbiamente da un po' di tempo noi vari personaggi quali complottisti, sostenitori di pseudoscienze, negazionisti sia in campo scientifico sia in campo storico eh, hanno avuto ampio spazio. E ahimè, talvolta hanno anche raggiunto posizioni di potere, cioè posizioni eh, di, di decisori politici. No? Si potrebbero fare tanti esempi de, de, degli ultimi anni in cui personaggi, appunto, poco affidabili dal punto di vista proprio della correttezza dell'informazione dell hanno ricoperto eh, ruoli pubblici. Eh, con buona pace di Umberto Eco, no, che citava i premi Nobel, però, come vedremo, eh, neppure i premi Nobel sono immuni da bufala e fake news e posizioni pseudoscientifiche. Oggi eh, vi citerò anche qualche premio Nobel che eh, ha preso proprio de degli scivoloni clamorosi. Eh, poi vedremo quale insegnamento si può trarre, diciamo, da questo fatto. Ci, ci torniamo fra poco. Eh, un esempio clamoroso no, di, di come queste bufale si, si possono diffondere rapidamente nella nostra società l'abbiamo avuto proprio in occasione della recente pandemia. Eh, siamo stati tutti no, testimoni proprio della disinformazione dilagante, no, le, le varie posizioni eh, pseudoscientifiche di, 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 di chi denunciava eh, cose assolutamente prive di fondamento riguardo ai vaccini, riguardo all'origine della la pandemia e quant'altro. Tant'è vero che, eh, forse lo, lo avevate letto no, sui giornali, che addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha utilizzato il termine infodemia, eh, proprio letteralmente no, secondo la definizione di questa parola. Rappresenta l'abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno. L'infodemia può essere altrettanto pericolosa della pandemia, quindi una, propria, una pandemia di informazione che eh, non sempre è attendibile, per cui come giustamente è stato sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, per il cittadino comune è difficile capire no, quali siano informazioni affidabili e quali invece siano eh, informazioni assolutamente prive di fondamento. Uh, se vogliamo, no, molto spesso queste espressioni fake news, bufale, pseudoscienze vengono uh, usate come sinonimo. In realtà, se vogliamo essere precisi, no, bisognerebbe fare una certa distinzione proprio co come tassonomia. Uh, L'espressione fake news deriva dall'inglese, letteralmente significa notizie false, e indica appunto servizi redatti con informazioni false, ingannevoli o distorte, diffuse attraverso i mezzi di comunicazione, non sempre bisogna dire sono messe in, in circolazione in modo volontario, spesso si tratta di semplice ignoranza da parte di chi le diffonde, De si tratta di negligenza, quindi scarsa attenzione diciamo, alla verifica di certe eh, informazioni. Invece con il termine bufale, eh, che, che corrisponde diciamo, all'inglese OACS, in genere si indicano eh, delle affermazioni false, non ben collocate diciamo, nel tempo, che possono essere totalmente false o inverosimili proprio per la loro natura, eh, mentre appunto le fake news, come dicevamo, talvolta possono essere anche parzialmente vere, parzialmente verosimili e in genere a differenza delle fake news, le bufale propriamente dette sono costruite ad arte, proprio per creare disinformazione per scopi che come vedremo possono essere di vario tipo. Molto spesso è uno scopo puramente economico. Eh, quando si diffonde una notizia curiosa, no? così sensazionalistica, cosa succede? Che la gente magari vede il titolo, il link su internet, ci clicca sopra. E eh, certi siti guadagnano proprio in base al numero di click. Quindi c'è una motivazione talvolta puramente economica eh, da parte di chi diffonde queste eh, bufale. Le pseudoscienze invece che cosa sono? Sono delle vere e proprie discipline, quindi qualcosa di, di, di articolato, qualcosa di organico che apparentemente eh, possono sembrare scientifiche. Eh, però, se si esaminano un pochino più approfonditamente, eh, si scopre che non posseggono quelli che sono i requisiti delle vere discipline scientifiche. Eh, in altre parole, fanno affermazioni che non sono riconducibili appunto a, a quello che viene chiamato metodo scientifico. In particolare nelle pseudoscienze, eh, generalmente si parte da convinzioni a priori, cioè si ritiene che certe affermazioni a priori siano vere a prescindere e si costruisce poi tutta la disciplina partendo da questi presupposti. Uh, voi sapete, penso benissimo, che nel metodo scientifico si fa l'opposto, cioè non si parte da nessuna idea preconcetta, si analizzano i fatti e dai fatti si cerca di costruire un modello interpretativo. Quindi le pseudoscienze operano proprio in maniera completamente opposta. Eh, le convinzioni appunto da cui si parte nelle pseudoscienze non hanno mai superato alcun controllo empirico cioè non, non, non sono suffragate da, da evidenze sperimentali e molto spesso quello che succede è che per supportarle si effettua quello che viene chiamato cherry picking letteralmente significa accogliere le ciliegie no, ehm, cioè in pratica si considerano soltanto quei fatti che in qualche modo confermerebbero le convinzioni a priori da cui si parte. Anche questo è, è contrario al metodo scientifico, perché chiaramente nel metodo scientifico bisogna prendere in considerazione tutti i fatti. Eh, eh, indipendentemente no, che, eh, da, da, dalle nostre aspettative cioè, non è che dobbiamo prendere in considerazione soltanto le cose che ci fanno piacere perché confermano le nostre convinzioni cioè, bisogna eh, lasciare parlare i fatti e adeguare le nostre idee di conseguenza dicevo appunto che non, nelle pseudoscienze non si tiene minimamente conto delle evidenze empiriche e un altro aspetto che è bene sottolineare le pseudoscienze sono sempre uguali a loro stesse, cioè non subiscono alcuna evoluzione storica. Le scienze invece, le vere discipline scientifiche, si evolvono continuamente. Se voi guardate la storia di una qualsiasi disciplina, da, dalla fisica alla chimica, alla biologia, Notate una continua evoluzione, eh, proprio perché eh, le conoscenze eh, cambiano, vengono eh, scoperti nuovi dati sperimentali per cui le discipline si devono adeguare alle nuove evidenze. Le pseudoscienze, poi possiamo fare qualche esempio, invece rimangono cristallizzate nelle loro convinzioni, del tutto insensibili all'evoluzione che invece le vere discipline scientifiche subiscono. Allora, eh, nella citazione di Umberto Eco, come eh, avete visto, no, lui faceva riferimento ai Nobel, diceva no, che questi, questa schiera di imbecilli di cui lui parlava acquistano pari dignità dei premi Nobel. Però, come vi dicevo, bisogna stare un pochino all'occhio anche quando eh, si parla di premi Nobel. Ah, sicuramente il premio Nobel è uno dei più prestigiosi eh, riconoscimenti culturali, no? chi vince un Nobel viene osannato in tutto il mondo, viene considerato un super esperto, però è bene sottolineare fin da subito che il premio Nobel non è un vaccino contro errori e castronerie. Anche il più illustre premio Nobel è comunque un essere umano, non, non è un extraterrestre, e come tutti gli esseri umani è suscettibile di errore, non, non c'è nessun essere umano infallibile. Va bene? Per cui, come vedremo fra un attimo, anche eh, i premi Nobel talvolta possono prendere degli scivoloni. Tra l'altro, se mi consentite una piccola parentesi, eh, una piccola digressione di carattere storico. Eh, volevo raccontarvi una cosa abbastanza curiosa che pochi sanno lo stesso premio Nobel nacque a causa di un errore e adesso vi racconto brevemente perché spero che mi perda l'altra presentazione eccola qua dove no, piccola digressione poi riprendiamo il discorso di partenza allora Alfred Nobel era un chimico industriale svedese, eh, si occupò di vari aspetti della chimica, ma si concentrò soprattutto sugli esplosivi. E eh, in uno stabilimento in Germania scoprì che la nitroglicerina, che era un potentissimo esplosivo scoperto da un chimico italiano che si chiamava Ascanio Sor Sobrero, il quale esplosivo però era praticamente inutilizzabile, perché la nitroglicerina è un liquido terribilmente instabile, nel senso che esplode quando vuole lui, non quando vogliamo noi, cioè basta una piccola perturbazione per far saltare per aria tutto, quindi di fatto la nitroglicerina era inutilizzabile. Dicevo, eh, Nobel scoprì che mescolando banalmente la nitroglicerina con delle polveri inerti tipo farina fossile o anche semplici segature, si otteneva un esplosivo invece molto più stabile, cioè che esplodeva sotto controllo, cioè esplodeva quando vogliamo noi, no? non in maniera casuale come succedeva per la nitroglicerina. In questo modo venne inventata quella che universalmente è nota con il nome di dinamite. Nobel brevettò questa sua invenzione e fece veramente una fortuna dal punto di vista economico, lui, lui guadagnò un, un sacco di soldi aprì diversi stabilimenti, tra l'altro uno vicino a Torino, quindi qui in Piemonte dove ci troviamo. Eh, nel marzo dell'88, 1888, un fratello di Alfred, che si chiamava Ludwig, che si occupava anch'egli di eh, esplosivi, nel classico esperimento sbagliato saltò per aria e morì che, eh, facendo questi esperimenti sugli esplosivi. Uh, un quotidiano francese travisò la notizia, cioè uh, capì che a saltare per aria fosse stato Alfred Nobel. E uh, un giornalista pubblicò un articolo molto pesante su questo quotidiano uh, francese. Nel quale, tra, per, tra le altre cose, si affermava il mercante di morte è morto. Il dottor Alfred Nobel, che fece fortuna trovando il modo di uccidere più persone possibili, più rapidamente di quanto non si facesse prima, è morto ieri. Quindi questo giornalista sbagliò, perché credette che eh, fosse saltato per aria Alfred Nobel, invece era saltato per aria il fratello Ludwig. Eh, perché parla di mercante di morte? Perché eh, la dinamite è un esplosivo. Eh, può trovare applicazioni utili, che ne so, nel campo minerario, nel campo delle demolizioni, però, come sempre succede, ahimè, nella storia umana, trovò ampie applicazioni anche in campo bellico, per, per cui eh, la dinamite provocò morti. E questo giornalista, appunto, calcò la mano, no? dicendo addirittura il mercante di morte è morto. Alfred Nobel, che non era affatto morto, lesse questo articolo di giornale e ne rimase profondamente turbato proprio dal punto di vista etico perché lui non pensava di, di avere un'immagine un pubblica così negativa. Per cui andò incontro diciamo, a una sorta di crisi di coscienza e eh, si diede da fare per essere ricordato eh, dai posteri come un benefattore, non come un mercante di morte. Per cui eh, decise di istituire un premio sfruttando appunto l'immensa fortuna che lui aveva accumulato grazie all'invenzione della dinamite e istituì quello che va sotto il nome di premio Nobel, no? che come sapete tutti gli anni viene assegnato a tutti coloro che hanno fatto qualcosa di particolarmente utile all'umanità. Premio Nobel viene assegnato per la chimica, per la fisica, per la medicina, per la pace. E in, dal 1968 anche per l'economia, anche se quello per l'economia non è un vero e proprio premio Nobel, perché è stato istituito poi dalla banca svedese, quindi nelle disposizioni testamentarie di Nobel l'economia non era prevista. Quindi questo per dirvi semplicemente che anche il premio Nobel nasce da un errore. Al di là di questo, però, eh, come poi vedremo con alcuni esempi. Può capitare, è capitato, che diversi fisici, chimici, medici, alcuni letterati, ecco il premio Nobel viene assegnato anche per la letteratura, scusate, prima forse non l'ho detto. Può capitare che eh, questi vincitori di premio Nobel siano stati vittime di soleni cantonate, che, che abbiano fatto delle affermazioni assolutamente non vere. E un esempio lo abbiamo avuto di recente proprio durante la pandemia. E il protagonista è stato il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier, il quale tra l'altro è deceduto poco più di un mese fa, eh, verso i primi di febbraio. Tra l'altro, anche sulla sua morte è nato un mezzo giallo: no? perché prima si era diffusa la notizia che fosse morta, poi l'hanno smentita. Poi, effettivamente, l'8 febbraio è morto. Comunque, prima di morire, eh, non perse l'occasione eh, Montagnier di fare affermazioni. Che, che suscitarono la reazione di tutto il resto della comunità scientifica. Per esempio, il 18 aprile 2020, quindi eravamo proprio in piena eh, prima ondata di pandemia, lui rilasciò eh, delle dichiarazioni a un podcast francese. Eh, qui ho l'originale, appunto, si chiama Pourquoi D'Octeur. Dicevo, rilasciò delle dichiarazioni in cui sosteneva che il eh, virus responsabile del Covid era nato in laboratorio, rilasciato per sbaglio nei, nei laboratori cinesi di Wuhan, perché secondo lui c'erano evidenze eh, che dimostravano l'origine artificiale del eh, virus. Eh, addirittura eh, riportando testualmente quello che lui disse, eh, lui affermò si studiava il vaccino per l'AIDS. La sequenza dell'AIDS è stata inserita nel genoma del coronavirus per tentare di fare il vaccino quindi la storia del mercato del pesce secondo Montagnier è una bella leggenda ma non è possibile che sia solo un virus che si è trasmesso da un pipistrello, probabilmente è questo che hanno modificato forse volevano fare un vaccino contro l'AIDS utilizzando un coronavirus come vettore di antigeni, un lavoro da apprendisti stregoni si può dire perché non bisogna dimenticare che siamo nel mondo della natura, ci sono degli equilibri da rispettare eccetera, perché lui fece questa affermazione Dall'alto del suo premio Nobel e quindi aveva un'autorevolezza. Il problema è che le sue affermazioni non avevano alcuna base. Tant'è vero che eh, nel, nel, nel giro di un giorno eh, ci fu una presa di posizione di tanti altri scienziati. Egualmente autorevoli che presero subito le distanze dalle affermazioni di Montagnier, sostenendo che il virus non è nato in laboratorio, perché ci sono evidenze che si trattava proprio di un virus naturale, quindi la teoria no, della, del, dello spillover, no, come si dice, da, da alcune specie animali come il pipistrello all'uomo ha una base eh, concreta, mentre le affermazioni di Montagnier non ce l'hanno. Tra l'altro Montagnier non era la prima volta che eh, diciamo, eh, era protagonista di diffusione di affermazioni false. Già in precedenza aveva fatto appunto, dichiarazioni su altri argomenti che avevano suscitato una netta reazione da parte della comunità scientifica. Addirittura, prima ancora di vincere il premio Nobel, quando Papa Wojtiga era affetto da Parkinson. Lui aveva consigliato a Papa Voitiva Giovanni Paolo II una cura a base di estratti di papaya fermentati, quando non c'era assolutamente nessuna evidenza che l'estratto di papaya fermentato potesse avere un'efficacia terapeutica nei confronti del, del morbo di Parkinson. Quindi è un personaggio appunto, montagnier che in diverse occasioni ha, ha preso dei solenni scivoloni. Dicevo, ci potrebbero essere però tanti altri esempi al di là di Montagnier. Eh, io qualche anno fa ho scritto un libro proprio in cui mi sono divertito a raccogliere eh, i principali strafalcioni sostenuti da premi Nobel. Ve ne cito qualcuno molto rapidamente. Ad esempio, il premio Nobel per la medicina del, due, del 1913, Charles Richet, che era un illustre medico eh, francese. Fino alla morte credeva ai fantasmi, ai poteri dei medium, nonostante questi medium fossero stati eh, così, in maniera eh, palese smascherati perché utilizzavano trucchi e imbrogli. Ciò, ciò nonostante lui continuò fino alla fine a credere a queste cose. James Watson, che è ancora vivo, no, sapete, eh, Crick e Watson sono coloro che hanno determinato la struttura doppia elica del DNA. Eh, insieme a Wilkins, e eh, vabbè, adesso non entriamo in altri dettagli. Comunque, al di là di questo, eh, dei suoi indubbi meriti, eh, Watson eh, ha eh, avuto e ha tuttora, visto che è ancora vivente. Posizioni eh, dichiaratamente razziste nei confronti eh, delle persone di colore che secondo lui sono geneticamente meno intelligenti. Addirittura eh, in un'intervista aveva dichiarato che i suoi figli erano nettamente meno intelligenti di lui e dava la colpa alla moglie. Perché secondo lui era la moglie che non aveva geni eh, adeguati ai suoi. Per dire che, eh, nonostante il suo premio Nobel, Watson è, è una pessima persona dal lato umano: ha fatto delle affermazioni veramente orripilanti. Eh, Pierre, Curie, Pierre Curie, grandissimo fisico, no, marito della de, de celeberrima Marie, anche lui credeva ai fenomeni spiritici. Eh, Partecipò alle sedute de, di una famosa medium dell'Ottocento che si chiamava Eusapia Palladino, che era un'imbrogliona perché fu smascherata più volte mentre usava trucchi banali. Ciononostante, Pierre Curie continuò a credere a, a, a questi poteri eh, spiritici e addirittura pensava che potessero aprire una nuova fisica. Quindi, nonostante i suoi meriti, anche lui prese questi scivoloni. Uh, un altro esempio abbastanza inquietante è quello di Philip uh, von Lennard e Johannes Stark che erano due fisici tedeschi nazisti fino al midollo, cioè eh, aderirono completamente all'ideologia nazista, tant'è vero che furono fra i sostenitori della cosiddetta Deutsche Physik, cioè un, una corrente, diciamo, nazista della fisica secondo la quale la nuova fisica del Novecento, in particolare la relatività e la meccanica quantistica, venivano considerate come degenerazioni giudee. Siccome Einstein, sapete benissimo, era ebreo, secondo loro tutta, tutte le teorie di Einstein dovevano essere rigettate perché si trattava di fisica giudea. E quindi anche, lui, anche loro due assunsero eh, posizioni eh, dichiaratamente razziste, nonostante il loro premio Nobel. Linus Pauling. Linus Pauling è stato un grandissimo personaggio, grandissimo chimico. Lui ha veramente dato dei contributi straordinari alla chimica del Novecento, vinse il premio Nobel per la chimica nel 54 e vinse un secondo premio Nobel per la pace nel 62. Lui fu un pacifista convinto, intraprese numerosissime campagne contro la guerra, contro il riarmo nucleare quindi grandissimo personaggio, nell'ultimo periodo della sua vita si incaponì letteralmente, cioè eh, sviluppò una sorta di fissazione mentale nei confronti della vitamina C. Cioè lui si convinse che assumendo quotidianamente dosi massicce di vitamina C, questo avrebbe protetto l'organismo da tutta una serie di patologie che andavano dal semplice raffreddore al cancro quando non c'era nessuna evidenza che la vitamina C avesse questo, questo ruolo. C'è un episodio anche abbastanza buffo, per un giorno che doveva tenere una conferenza, era visi, visibilmente raffreddato, e qualcuno glielo fece notare, gli disse, ma come, lei che assume la vitamina C, però il raffreddore se l'è beccato lo stesso. Lui si giustificò malamente eh, dicendo che si trattava di un'allergia, pur di non ammettere no, l'inefficacia della vitamina C. Quindi anche il grande polling, eh, purtroppo, Cadde in qualche eh, castroneria. Ve ne cito ancora uno perché è abbastanza ridicolo questo. Si tratta di Kerry Mullis. Kerry Mullis è stato un grande biochimico e eh, nel 1993 vinse il premio Nobel per la chimica per la PRC, che è una tecnica ampiamente utilizzata ancora oggi nei laboratori di biologia molecolare. Lui, fra le altre cose, eh, usava ampiamente droghe, lo, lo diceva pubblicamente, lui cominciò con l'LSD, passò poi ad altre droghi, droghe pesanti negava che l'HIV fosse responsabile dell'AIDS della e questo ovviamente comportava dei rischi enormi perché eh, secondo quello che lui sosteneva erano inutili metodi di precauzione tipo usi di preservativi eccetera perché secondo lui non c'era nessuna relazione fra la malattia dell'AIDS e il virus HIV. Infine, poi Ciliegina sulla torta no, dichiarò addirittura che una sera ebbe un incontro ravvicinato con quello che lui descrisse come un procione luminescente. Ora, tenendo conto del suo uso di droghe, si, si intuisce facilmente il perché lui vide eh, questo procione luminescente. Per dire che anche lui, grandissimo biochimico eh, con meriti indiscutibili, però eh, su certi argomenti, eh, sostenne delle tesi assolutamente prive di fondamento quindi in sostanza perché vi ho eh, illustrato questi esempi no, di premi nobel che eh, presero dei, dei solenni strafalcioni perché l'ipsedixit sapete no, cosa vuol dire dixit? Eh, in latino letteralmente vuol dire egli disse è la frase no, che viene utilizzata tutte le volte che si fa riferimento al cosiddetto principio di autorità, nel senso che si crede ad un'affermazione semplicemente perché questa affermazione è stata fatta da qualcuno autorevole. Per esempio, durante tutto il periodo medievale... L'ipsedixit era rivolto soprattutto ad Aristotele. No? Voi sapete che il pensiero di Aristotele era considerato orocolato, per cui tutto quello che Aristotele aveva detto veniva considerato come verità assoluta, che sappiamo non essere assolutamente vero. Dicevo, nella scienza no? non esistono queste autorità indiscusse, non esistono guru, non esistono testi sacri, per cui anche se chi fa un'affermazione è un autorevole premio Nobel, però se l'affermazione è una scemenza, rimane una scemenza, indipendentemente da chi l'ha pronunciata. Nella scienza infatti quello che conta sono i fatti e il parere condiviso dalla comunità dei ricercatori. Uh, la, la scienza è sostanzialmente un'attività collegiata, un'attività collettiva, non vale la posizione del singolo, perché il singolo come essere umano può sbagliare e addirittura abbiamo visto anche illustri premi Nobel sbagliano. Quello che conta è la comunità scientifica, cioè ciò che viene condiviso dalla comunità, perché la comunità scientifica esercita costantemente proprio un controllo incrociato. Cioè ogni ricercatore controlla le affermazioni degli altri e quindi se ci sono degli errori questi errori vengono al pettine e questo è il motivo per cui ciò che la comunità scientifica produce ha un eh, discreto livello di attendibilità. Ovviamente non è la verità assoluta, la verità assoluta nella scienza non esiste, però questa azione di filtraggio continuo esercitata da, mh, dalla comunità scientifica garantisce una certa attendibilità no, delle affermazioni che la scienza produce. Viceversa, l'ipsedixit continua a valere nelle pseudoscienze. Se ci fate caso, non nelle pseudoscienze, ci si rifà sempre all'insegnamento di qualcuno. Che ne so, per esempio, l'omeopatia, che è una tipica pseudoscienza, fa continuamente riferimento all'insegnamento di Hahnemann, che è stato il medico tedesco che ha inventato agli inizi dell'Ottocento l'omeopatia. Come dicevo prima, l'omeopatia di oggi è ancora uguale a quella dell'Ottocento, non ha subito nessuna evoluzione proprio perché no, ci si rifà continuamente al principio di autorità. Alcune pseudoscienze, tipo l'astrologia, a volte fanno riferimento alla loro tradizione millenaria: non si dice che ah, l'astrologia esiste da millenni e quindi è vera. Questa è una scemenza, perché eh, non, non, non è eh, il periodo di sopravvivenza che garantisce la veridicità o meno di certe affermazioni. Ci sono affermazioni che vengono eh, ritenute vere da millenni, però sono false. L'astrologia ne è un esempio. Eccetera, no? Talvolta ci si, fa, eh, si fa riferimento semplicemente a personaggi famosi. No? Si dice, non so, il principe del Galles usa l'omeopatia, quindi l'omeopatia è vera. Chi se ne frega se il principe del Galles usa l'omeopatia? Voglio dire, no? sono eh, argomentazioni che dal punto di vista scientifico non hanno alcuna eh, fondatezza. Una domanda che ci possiamo fare a questo punto è perché no, queste fake news, queste pseudoscienze, queste bufale eh, si diffondono così rapidamente. Evidentemente la risposta è perché piacciono, no? perché tanta gente prova gratificazione nel credere a queste cose. E eh, questo ce lo spiegano bene i neuroscienziati, perché i neuroscienziati hanno messo oramai da, da tempo in evidenza... Che le nostre emozioni sono molto più potenti della nostra razionalità. Ad esempio, eh, Damasio, che è un illustre eh, neuroscienziato portoghese, ha detto chiaramente: Non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano. Cioè, nel senso che la nostra emotività ha il sopravvento, spesso e volentieri, sulla nostra razionalità. Le fake news, le bufale, eh, fanno leva proprio sulle nostre emozioni, per cui tanta gente ci crede anche se contrastano con la nostra razionalità. Eh, Gilberto Col Corbellini, che oltre ad essere un caro amico e uno storico della medicina, eh, in un libro proprio abbastanza recente dedicato alle pseudoscienze, ha detto una cosa secondo me molto interessante. Perché lui dice. I virus pseudoscientifici, come quelli biologici, circolano in quanto le persone sono predisposte cognitivamente ed emotivamente a contrarli. Siamo tutti portatori di recettori per i virus pseudoscientifici, ma ci possiamo vaccinare e ci vacciniamo con l'istruzione, secondo modalità ancora non ben comprese. Lui sottolinea una cosa che gli stessi neuroscienziati, gli psicologi cognitivi hanno ampiamente dimostrato, cioè noi per natura siamo predisposti ad accettare queste fake news, que que quelli che lui chiama virus pseudoscientifici. E eh, se vogliamo entrare un pochino più nei dettagli si può vedere che eh, molte di queste fake news soddisfano eh, quelli che appunto gli neuroscienziati chiamano bias cognitivi. Non so se avete mai sentito parlare di questi bias cognitivi. Eh, che cosa sono? Secondo una classica definizione sono dei costrutti no, fondati al di fuori del giudizio critico su percezioni errate o deformate, su pregiudizi e ideologia. Uh, utilizzati spesso per prendere decisioni in fretta e senza fatica, cioè sostanzialmente sono dei pregiudizi no, che ci fa piacere accettare e, e nei quali quindi facilmente noi crediamo. Uh, entrando un po' più nei dettagli, i bias cognitivi sono particolari euristiche. Uh, le euristiche, che cosa sono? Sono sostanzialmente delle scorciatoie mentali che il nostro cervello percorre per raggiungere delle decisioni rapide e hanno un'origine evolutiva. Eh, no, noi abbiamo alle spalle no, eh, eh, periodi lunghissimi di evoluzione biologica, il nostro cervello è frutto di questa evoluzione biologica che abbiamo alle spalle. Per sopravvivere proprio dal punto di vista biologico i nostri antenati... Eh, sono sempre stati costretti a prendere decisioni molto rapide. Cioè, se io sono nella savana e vedo un leone, il mio cervello mi suggerisce immediatamente di scappare, di nascondermi. Quindi eh, devo prendere decisioni molto rapide. Per cui nascono queste euristiche mentali, cioè queste scorciatoie mentali che dal punto di vista dell'evoluzione biologica hanno funzionato, tant'è vero che noi siamo sopravvissuti no, come specie umana fino ad oggi. Però molto spesso queste euristiche ci portano a delle conclusioni sbagliate quando eh, un de una determinata procedura richiederebbe invece l'applicazione di metodi razionali. E eh, io adesso volevo farvi un esempio proprio di come facilmente il nostro cervello ci porta a conclusioni sbagliate. Dunque, io adesso vi proporrò un semplicissimo quiz aritmetico. Vi prego di rispondere il più velocemente che potete. Il primo che risponde vince. Che cosa? Niente. <ride> Sono un po' imbroglione. Allora, da no, parte gli scherzi, però è abbastanza divertente. Ah, ecco, poi ci torno un attimo sopra su questo libro. Allora, il problemino aritmetico è questo. Voi avete una racchetta e una pallina da ping pong che complessivamente costano 1 euro e 10 centesimi. Inoltre, sapete che la racchetta costa 1 euro più della pallina. La domanda che vi faccio è quanto costa la pallina? Veloci? Perfetto. Tutti quanti, mi pare, all'unisono hanno risposto 10 centesimi la risposta è sbagliata. <ride> non preoccupatevi perché siete in buona compagnia, perché gli psicologi hanno usato questo test su campioni ampi di persone e la maggior parte delle persone dà la risposta sbagliata. Allora, se ci ragionate un attimo, la risposta giusta è 5 centesimi, non 10. Torno al quesito così ci ragionate. Allora, la somma del costo della racchetta e della pallina deve essere 1 euro e 10 centesimi. La racchetta deve costare 1 euro più della pallina. Quindi la risposta non può essere 10 centesimi, perché in quel caso la differenza sarebbero 90 centesimi, non 1 euro. Giusto? La risposta corretta è 5 centesimi, in modo tale che la racchetta costa 1 euro e 5 centesimi, la pallina costa 5 centesimi. La somma fa 1 euro e 10, la differenza fa 1 euro. Però come vedete il nostro cervello ci porta spontaneamente a dare la risposta sbagliata. Non è questione di essere più o meno stupidi, più o meno bravi in matematica, è proprio il nostro cervello che è fatto così. Ci porta a dare la risposta che ci sembra più intuitiva, ma che è sbagliata. È una classica euristica mentale, come dicevamo prima. Gli studi delle psicologi hanno dimostrato proprio che non è questione né di, di quoziente di intelligenza né di conoscenze matematiche, è proprio una questione connaturata al modo in cui il nostro cervello funziona. Eh, L'esempio che vi ho fatto è un esempio eh, di errore procedurale, no? di, di ragionamento. Eh, il nostro cervello e i nostri organi di senso però molto spesso eh, ci fanno sbagliare anche a livello percettivo, nel senso noi osserviamo qualche cosa ma la percepiamo in maniera diversa da quello che è in realtà. L'esempio tipico sono le illusioni ottiche, ne conoscete sicuramente tante, io adesso ve ne presento una che mi piace particolarmente. Allora, vi invito a fissare con lo sguardo la crocetta centrale. Dopo un po' di tempo, con la coda dell'occhio dovreste vedere un cerchietto verde che ruota in senso orario. Lo vedete? Eh? Dovete concentrare lo sguardo sulla crocetta e eh? non, non seguire il cerchietto. Dopo qualche secondo, dovreste vedere chiaramente il cerchietto verde che gira. Questo cerchietto verde non esiste, è una creazione del vostro cervello. Tant'è vero che se cercate di seguirlo con lo sguardo, sparisce. Lo vedete soltanto se fissate la crocetta e osservate con la coda dell'occhio i pallini fucsia. Funziona, no? si vede chiaramente il cerchietto verde. Però non esiste, quindi voi percepite come reale una cosa che in realtà non esiste, è una creazione del vostro cervello. Questa, secondo me, è una bellissima illusione ottica che mostra proprio come il nostro cervello ci porti a percepire la realtà in maniera sbagliata. Eh, vi cito anche l'autore, visto che eh, è particolarmente bella questa eh, illusione ottica, risale al 2015, quindi non è neanche tanto antica, la trovate su internet se cercate Lilac Cesar o The Amazing Dots, la, la trovate, quindi è facilmente reperibile. Eh, se noi guardiamo un attimo alla storia del pensiero umano, ci rendiamo conto che molte eh, costruzioni teoriche, quindi molti modelli interpretativi no, che, che i nostri antenati hanno cercato di costruire relativamente al mondo, erano proprio eh, causati da errate percezioni della realtà, quindi erano frutto di illusioni ottiche. Pensate, ah, ecco, no, scusate, mi stavo dimenticando un altro giochino prima di parlare quello. Eh, un giochino che forse conoscete, che sfrutta proprio la nostra eh, incapacità di percepire correttamente la realtà. Se qualcuno lo conosce, non lo suggerisca al vicino. Allora, io vi mostro sei carte, sei figure, sono queste. Voi dovete sceglierne mentalmente una e semplicemente ricordarvela. L Avete scelto? Eh? Allora, voi credete di essere liberi nella vostra scelta, in realtà io vi sto pilotando, sto pilotando il vostro cervello e sceglierete quello che voglio io, non ci credete? Io adesso farò sparire la carta che avete scelto, ci sono riuscito? Eh? Quindi ho i poteri, riesco a condizionare la vostra mente. Allora, l'avete capito, no? Il trucco è di una banalità estrema, però fa effetto. Se uno non l'ha mai visto, questo giochino rimane abbastanza sbalordito, dice, come cavolo ha fatto? Allora, se io vi rifaccio vedere le carte di prima, sono tutte diverse, quindi è ovvio che qualunque sia stata la vostra scelta, voi la vostra carta non la ritrovate. Però apparentemente uno rimane spiazzato e dice, come cavolo ha fatto a, a, a far sparire proprio la carta che ho scelto? Questo è un altro esempio no, di come le nostre percezioni siano così non molto affidabili. No? Qui il discorso è, è sull'attenzione selettiva, ma comunque il principio è sempre quello. Allora, dicevo che eh, se guardiamo la storia del pensiero e i vari tentativi che l'umanità ha fatto no, di costruire modelli interpretativi della realtà, ci rendiamo conto che molti di questi modelli erano proprio frutto di illusioni. L'esempio tipico è il sistema tolemaico. Si nel sistema tolemaico o geocentrico no? si riteneva che la Terra fosse al centro dell'universo e che tutti gli altri corpi celesti, compreso il Sole, ruotassero intorno alla Terra. Questa è proprio la percezione illusoria che noi abbiamo. No? Se io mi alzo al mattino, vedo il Sole sorgere alle 20, lo, lo vedo tramontare alla sera ponente... Ho l'illusione che sia il Sole che ruota intorno a me. In realtà poi sappiamo che le cose stanno diversamente. Però l'umanità ha dovuto aspettare il 1500 per rendersi conto di questo, no? con, con la rivoluzione Copernicana. Per millenni è prevalsa l'interpretazione illusoria della realtà. Uh, un altro esempio è la fisica aristotelica. No? Noi sapete che Aristotele aveva costruito una sua fisica che è stata poi demolita da, dalla fisica galileiana. Per esempio, questa è una stampa uh, di un trattato di architettura di metà 1500, in cui viene descritta la traiettoria di una palla di cannone. Uh, siccome nella fisica aristotelica si conoscevano soltanto due moti: il moto rettilineo uniforme e il moto circolare uniforme. Anche la traiettoria della palla di cannone veniva interpretata in questi termini, cioè si pensava che un cannone che spara la palla no, con una certa inclinazione fa sì che la palla descriva prima una traiettoria rettilinea, poi un arco di circonferenza e poi cada verticalmente. Noi sappiamo che la traiettoria è parabolica, non è così. Però fino al 1600, quindi fino a Galileo, sostanzialmente nessuno si era reso conto che una palla di cannone non descrive questo tipo di traiettoria. Eh, Quest'altra eh, stampa è simile, eh, cambia soltanto il fatto che il cannone spara orizzontalmente. Anche qui si pensava no, che la palla andasse orizzontale fino a un certo punto, descrivesse un arco di circonferenza e poi piovesse giù verticalmente. Qualcosa di simile succede ancora nei cartoni animati. Se voi avete mai visto no, i cartoni animati di Will Coyote o simili, quando ad esempio Will Coyote insegue Bip Bip, no, arriva sul bordo di, di un precipizio, lui non se ne accorge, continua ad andare diritto orizzontalmente, poi quando realizza di essere nel vuoto cade. Ah, quindi se vogliamo lì è usato per finalità umoristiche, ma se vogliamo è un rettaggio della fisica aristotelica. Uh, vi dico ancora qualche cosa, poi cerco di arrivare alle conclusioni. Dunque, le euristiche, noi i basic cognitivi di cui parlavamo, si manifestano soprattutto quando noi dobbiamo prendere decisioni veloci. No, vi ho detto anche dal punto di vista evolutivo, hanno avuto diciamo, questo ruolo. Eh, C'è stato uno studio interessante del 2012, condotto da una psicologa americana che si chiama Deborah Kelleman la quale ha preso eh, un campione di 80 ricercatori di fisica e chimica, quindi scienziati abituati a ragionare in maniera razionale, no? fisica e chimica sono le famose scienze dure, no? nel senso che eh, richiedono un approccio fortemente razionale. E, a questo campione di 80 ricercatori veniva somministrata una batteria di 100 frasi, e i ricercatori dovevano semplicemente rispondere sì o no per esprimere il fatto di essere d'accordo o meno sul contenuto di queste frasi. Alcune di queste frasi contenevano spiegazioni teleologiche. Sapete cosa vuol dire teleologico? Eh, vuol dire ehm, spiegazione in termini di finalità, di, di finalismo. Un esempio può essere questo. Gli alberi producono ossigeno perché gli uomini possano respirare. È una spiegazione falsa, ovviamente, però è una tipica spiegazione di tipo teleologico. Ok? Allora, eh, metà degli scienziati dovevano rispondere in tre secondi, quindi in tempi rapidissimi, mentre l'altra metà poteva prendersi tutto il tempo che voleva in modo da ragionare sul contenuto della frase i risultati sono stati abbastanza sorprendenti, perché il 29% del gruppo che doveva rispondere velocemente era d'accordo con la spiegazione teleologica rispetto al 15% del gruppo che invece non aveva problemi di tempo nel rispondere. Questo dimostra proprio che quando siamo sotto pressione, cioè quando dobbiamo dare una risposta veloce, ci facciamo guidare no, da queste euristiche, da questi bias che ci portano a conclusioni sbagliate. Eh, altre ricerche simili no, hanno confermato che, proprio naturalmente, noi abbiamo la tendenza. A credere, ad esempio, che oggetti inanimati possano diventare animati, che possano essere stati creati per uno scopo, eh, che recitare preghiere possa avere un esito sul corso degli eventi, che dopo la morte esistono al di là. Cioè, questo spiega tra l'altro l'origine delle religioni, del pensiero magico, di tante cose perché istintivamente, spontaneamente siamo portati a dare questo tipo di interpretazione. Eh, questo è l'articolo originale di cui vi parlavo, appunto quello de degli 80 scienziati. In occasione della recente pandemia abbiamo avuto proprio dimostrazioni abbastanza eclatanti no, di questa tendenza. Per esempio, non so se avevate letto sui giornali, eh, un, un gruppo di religiosi, no, prelati, predicatori di varie confessioni, quindi rabbini, imam, eccetera, hanno accusato la comunità LGBT di essere la causa della pandemia, cioè nel senso che secondo loro no, il degrado morale, fra virgolette, eh, dovuto a promiscuità sessuale, eccetera, eccetera, avrebbe no, eh, determinato questo castigo divino rappresentato dalla pandemia. Uh, I colleghi forse si ricorderanno no, tanti anni fa l'arcivescovo di Genova, Cardinale Siri, che aveva detto qualcosa di simile riguardo alla IDS. Quindi c'è questa tendenza a interpretare certe cose in termini uh, metafisici, teleologici, eccetera. Un cardinale uh, tradizionalista. Anti-bergogliano, addirittura anche lui ha dato spiegazioni simili no, circa l'origine della pandemia, eccetera, eccetera. Quindi queste tendenze no, a interpretare il mondo in termini teleologici è sempre abbastanza inagguato. E anche qui, se guardiamo la storia, possiamo trovare numerose conferme di quello che stiamo dicendo. Un caso tipico è la famosa peste manzoniana: no? che, peste che si diffuse nel nord Italia, nella zona del Piemonte e della Lombardia. E, eh, il Manzoni, no? se avete studiato un po' di promessi sposi, ce lo racconta molto bene quale fu la reazione nei confronti di questa epidemia di peste. Prima ci fu la tendenza a negare l'evidenza, cioè molti dicevano no, no, la peste non esiste. Quelli che comunque ne ammettevano l'esistenza ne fornivano interpretazioni di tipo finalistico, quindi punizioni divine, eh, oppure congiunzioni astrali sfavorevoli, eh, eclissi, comete e chi più ne ha più ne metta. No? Cioè, si, si, si cercava sempre un tipo di spiegazione del tipo di quello che abbiamo esaminato. Dicevo che Manzoni ce l'ha descritto molto bene, per esempio in un capitolo dei Promessi Sposi, no? Eh, Esaminando il primo atteggiamento che era quello di negare l'esistenza della peste, no, lui diceva in principio dunque non peste, assolutamente no, per nessun conto, proibito anche proferire il vocabolo. Lo stesso è successo per la recente pandemia, no, c'era gente che diceva no, la pandemia non esiste, è un'invenzione giornalistica e, e, e quant'altro. Uh, poi continua Manzoni dicendo: Poi febbre pestilenziali. L'idea si ammette per isbieco in un aggettivo. Poi non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso, non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente peste senza dubbio e senza contrasto, ma già ci si è attaccata un'altra idea, l'idea del beneficio, del maleficio, la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro. Quindi eh, spiegazioni di tipo appunto come quelle che abbiamo visto. Continua al Manzoni anche nel pubblico, quella caparbietà di negare la peste andava naturalmente cedendo e perdendosi. Di mano in mano che il morbo si diffondeva, cioè, a un certo punto l'evidenza era talmente palese che non si poteva più continuare a negare. Eh, e si diffondeva per via del contatto e della pratica. E tanto più quando, dopo essere qualche tempo rimasto solamente tra i poveri, cominciò a toccare anche persone più conosciute. Eh, qualche cosa di simile è accaduto appunto nella recente pandemia. Eh, ai tempi della peste, no, come sapete benissimo, nacque anche la, la diceria degli untori no, di queste persone che avrebbero contribuito volontariamente a diffondere la peste, con conseguenze poi eh, drammatiche, no? perché sapete che. Questi poveretti accusati di essere untori venivano processati, torturati, condannati a morte. Ad esempio, se avete letto la storia della colonna infame, sempre del Manzoni, no, dà un'idea veramente agghiacente di quello che successe all'epoca della peste. Manzoni diceva anche un'altra cosa che è di stretta attualità. Il buonsenso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Cioè, tanta gente magari si rendeva conto dell'assurdità di certe posizioni, però siccome il pensiero dominante era di un certo tipo, questa gente aveva paura a esprimere le proprie idee. E qualcosa di simile no? accade ancora oggi. Qual è l'antidoto? L'antidoto chiaramente è l'esercizio, l'educazione al senso razionale, al metodo scientifico. No, lo dicevamo prima, eh, è importante che i ragazzi vengano abituati a questo senso critico. Eh, Conrad Lorenz, che probabilmente conoscete, è stato un grande etologo, no? lui faceva i suoi esperimenti con le oche, no? qui lo vediamo raffigurato a bagno con le sue occhette. Diceva una cosa sacrosanta: diceva che l'umanità impegnata a conquistare la conoscenza di se stessa e del mondo che la circonda ha imparato prima a riflettere, molto più tardi a controllare. E questa è una verità. No? Tutte le congetture interpretative sviluppate dall'umanità, no? ne abbiamo visto alcuni esempi erano frutto di riflessione, però quello che mancava era il controllo, cioè verificare se certe affermazioni erano veramente aderenti alla realtà. Eh, Questa abitudine al controllo è nata sostanzialmente con Galileo, con la nascita appunto della scienza moderna. Eh, tornando alla diffusione delle fake news, no, che, che abbondano in rete, ma non solo. Eh, Qui il discorso sarebbe lungo, io mi limito a suggerire alcune eh, di quelle che possiamo chiamare regole d'oro. Quindi considerare la fonte. Un conto è se una certa notizia proviene, che so, dall'Organizzazione dall Mondiale della Sanità o da qualche istituzione scientifica, un conto se lo leggo su sui social scritto dal classico mio cugino. Okay? Quindi la fonte è fondamentale. Non limitarsi mai alla notizia, ma approfondire, no? verificare se ci sono altre fonti che confermano la notizia e quant'altro, verificare l'autore, perché ci sono personaggi che sono notoriamente diffusori di bufale, per cui se eh, l'autore è uno di questi, diffidare verificare come dicevamo altre fonti verificare la data perché molto spesso è una strategia eh, quella di diffondere notizie che magari erano vere in passato eh, si fanno eh, così disonestamente passare per notizie di attualità creando notevolissima confusione a volte si tratta di scherzi ci sono i burloni eh, a questo mondo. C'è gente che si diverte a diffondere certe notizie per scherzo. Ci sono delle testate, ad esempio Il Lercio, lo conoscete? È un giornale che io trovo divertentissimo perché a volte fa veramente dei titoli e degli articoli spassosi. Purtroppo c'è gente che non capisce che si tratta di uno scherzo e crede veramente a certe notizie. Però sappiamo benissimo. Che, che è una un testata eh, satirica, l'ercio, o qualcun altro per esso. Poi verificare i propri preconcetti. Molto spesso dicevamo, no, fa piacere eh, accettare per vera una certa affermazione perché conferma le nostre idee preconcette. Non, non bisogna mai no, farsi influenzare da questo, cioè, bisogna essere obiettivi. Dire, ci sono evidenze a favore di questa affermazione indipendentemente dal fatto che mi faccia o meno piacere no, ritenerla vera. Infine, rivolgersi a esperti. È chiaro che se parlo di virologia non, non, interpreto, non, non, non vado a interpellare il disc jockey tipo Red Ronnie o simili. Mi rivolgo a persone che siano del mestiere, virologi, epidemiologi, sempre con le dovute precauzioni, perché come dicevamo anche il singolo individuo a volte può dare delle informazioni fasulle, quindi rivolgersi sempre alla comunità degli esperti, non al singolo. Bene, io mi avvio alle conclusioni, ecco qui vi ho eh, preparato un elenco di siti di eh, debunker, come si dice, cioè siti dove si possono trovare facilmente approfondimenti su notizie che si possono leggere. Eh, molto spesso basta fare una ricerca con un motore di ricerca mettendo alcune parole chiave e la parola bufala eh, per scoprire magari che si tratta di una notizia già ampiamente sbuffalata. Eh, questi sono siti italiani, questi sono in inglese e possono essere estremamente utili per eh, rendersi conto che magari certe affermazioni sono totalmente prive di fondamento. Eh, concedetemi un'ultima citazione, poi eh, lascio spazio alle domande, è una citazione di Karl Popper. Eh, se siete in quinta forse avete già affrontato lo studio di Popper in filosofia, è stato un grande filosofo della scienza del Novecento. E, eh, questa frase mi sembrava particolarmente significativa per concludere la chiacchierata di oggi, in una sua celeberrima opera chiamata Congetture e Confutazioni del 72, Popper diceva: Una delle componenti più importanti della civiltà occidentale è la cosiddetta tradizione razionalistica ereditata dai greci. Nell'ambito di questa tradizione razionalistica la scienza è apprezzata innegabilmente per le sue conquiste pratiche, ma lo è ancora di più per il suo contenuto informativo, per la sua capacità di liberare la nostra mente dalle antiche credenze, dai pregiudizi e dalle certezze inveterate e di offrirci invece nuove congetture e ipotesi ardite. La scienza è apprezzata cioè per la sua influenza liberatrice come una delle maggiori forze che operano in favore della libertà umana. Mi sembra una frase così particolarmente adatta per concludere questa chiacchierata. Io vi ringrazio tantissimo per uh, l'attenzione, ringrazio voi che siete in presenza e coloro che ci hanno seguito in streaming e se ci sono domande io sono qui a vostra disposizione. Grazie mille. Grazie. C'è qualche domanda, qualche curiosità, qualche approfondimento che volevate sviluppare? Eh, sì, spesso ignoranza a volte subentra anche il discorso legato proprio alle idee preconcette, al fatto che credere in certe cose faccia piacere semplicemente perché eh, corrobora diciamo le nostre credenze pregresse, eccetera. Come dicevo, purtroppo c'è chi specula su queste cose per motivazione economica, come vi dicevo. Per motivazioni ideologiche, politiche, purtroppo sono cose che succedono. No? La, 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 un certo tipo di propaganda eh, può, può influenzare l'opinione pubblica e ovviamente questo può essere sfruttato da qualcuno. Qualche altra curiosità? Que non so se quelli, quelli in streaming possono in qualche modo interagire via chat quindi se ci fosse qualche domanda <susurra> bravissimi veramente sì, sì. spero di non avervi demoliti <ride> Immagino che dopo una mattinata di lezione eh, passarsi il pomeriggio, eh, capisco, eh, avete tutta la mia solidarietà, ragazzi, capisco perfettamente. Eh, ditemi voi se, se non ci sono domande possiamo chiudere. Eh, sono a vostra disposizione, ditemi mi rivolgo ai colleghi. Quello mi sembra un esempio significativo, no? perché eh, ciò che la nostra mente ci, ci suggerisce spontaneamente è la risposta sbagliata. Per cui no, molta gente no, si fida molto di se stesso, no? la frase tipica è, ah, l'ho visto con i miei occhi. Eh, però stiamo un po' attenti, perché a volte noi stessi no, siamo i primi a autoingannarci. Per cui eh, dobbiamo essere critici su tutto, ma prima di tutto verso noi stessi, per perché i primi a, a trarci in inganno siamo proprio noi. Eh, L'autoinganno è molto più diffuso di quanto uno pensi, per cui il senso critico deve essere anche rivolto a se stessi, non solo agli altri. sono ormai diversi anni appunto come dicevo se ne sono occupati neuroscienziati, psicologi cognitivi ecco scusate ve l'ho fatta vedere a un passare ma poi mi sono dimenticato di tornarci su se qualcuno volesse approfondire questo discorso ecco, vi consiglio questo bellissimo libro, uh, questo libro si intitola proprio Pensieri Lenti e Veloci è stato scritto da uno psicologo, Daniel Kahneman è uno psicologo israeliano che nel 2002 vinse il premio Nobel per l'economia perché eh, i suoi studi riguardano anche fortemente proprio le scelte economiche e, e quindi gli è stato assegnato il premio Nobel per l'economia per questo motivo. Eh, il titolo già è abbastanza eloquente perché lui, appunto, eh, distingue quelli che sono pensieri lenti da quelli che sono pensieri veloci e eh, sostiene che praticamente nel nostro cervello convivono. Due sistemi, lui li chiama sistema 1 e sistema 2. Il sistema 1 praticamente è quello che fornisce eh, i pensieri veloci, cioè che è responsabile dei bias, delle euristiche, quindi di quelle risposte immediate che, 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 sono stati utili, che sono state utili, come dicevo, dal punto di vista evolutivo, no? per, proprio per la sopravvivenza biologica che però ci portano molto spesso a delle conclusioni sbagliate. Il sistema 2 invece è la parte razionale del nostro cervello, quello che ci consente no, di seguire procedure logicamente corrette e quindi partendo da, de da determinate assunzioni raggiungere conclusioni valide. E, Purtroppo questo sistema 2 no, non interviene spontaneamente, a differenza del sistema 1. Per cui è una conquista che, che dobbiamo coltivare, eh, dobbiamo sforzarci no, eh, per, per far sì che, che questo sistema 2 abbia il sopravvento sul sistema 1. Che quindi c'è una sorta di, di, di lotta interiore, no, se vogliamo. D'altra parte, è un'esperienza che, che abbiamo eh, sperimentato di persona tutti quanti. No? Molte volte razionalmente pensiamo una certa cosa, però emotivamente non siamo in linea con ciò che eh, riteniamo essere invece la, la, la posizione razionale, per cui è abbastanza comune no? questo conflitto fra emozioni e razionalità. Ci sono campi dove le emozioni è giusto che abbiano libero sfogo, no? pensate all'arte, pensate ai sentimenti, cioè, eh, ci sono campi dove la razionalità forse sarebbe di troppo. Però in altri campi invece bisogna stare attenti affinché la razionalità prevalga, eh, altrimenti le, le, le scelte che noi facciamo sono scelte del tutto irrazionali che possono avere conseguenze anche estremamente gravi. E quindi a seconda dell'ambito in cui ci troviamo chiaramente dobbiamo cercare di far prevalere una o l'altra cosa. Certo. Allora, era per dopo questo. No? Eccola qua. È particolarmente bella, a me piace da morire questa. Dovete fissare la crocetta, no? senza distogliere lo sguardo. Dopo qualche secondo dovreste vedere bene il cerchietto verde che gira. Se invece cerchi di seguire il cerchietto verde, sparisce immediatamente. C'è tutta una spiegazione che gli psicologi hanno dato proprio di, di quali sono i meccanismi che portano a questa illusione. Eh, ve, ve, ve li dico proprio molto rapidamente se a qualcuno interessa. Allora, intanto noi abbiamo l'illusione del movimento, ma in realtà non si muove assolutamente nulla, perché i cerchietti fucsia semplicemente si, si spengono no, uh, in modo progressivo e questo ci dà già l'idea del movimento, cosa che in realtà non c'è, non, non c'è niente che si muova. Poi, uh, un altro fattore è legato alla complementarità dei colori fucsia e verde. Sapete che cosa sono i colori complementari? Non sono copie di colore che generano il bianco o il grigio. In realtà il fondo non è proprio perfettamente bianco, è un grigio chiaro. Il complementare del fucsia è il verde. Per cui il nostro cervello interpreta la mancanza del fucsia, avendo uno sfondo grigio chiaro, come un insorgere del verde. Per cui ci crea questa immagine eh, temporanea di colore verde. Inoltre c'è un terzo fattore legato alla differenza fra visione frontale e visione periferica. Sapete che c'è differenza fra visione frontale e visione periferica? Non so se qualcuno di voi è appassionato di, di osservazioni astronomiche. Eh, per esempio la visione periferica è meno nitida ma è molto più sensibile della visione frontale. A volte ci sono delle stelle in cielo che con la coda dell'occhio percepite, però se cercate di focalizzarle invece proprio con la, la visione frontale, spariscono, perché la nostra visione frontale è meno sensibile della visione periferica. In questa illusione prende parte anche questa differenza, tant'è vero che con la coda dell'occhio vediamo il cerchietto verde, se invece cerchiamo di seguirlo con, con lo sguardo, diciamo con la visione diretta, sparisce. Quindi l'insieme di tutti questi fattori determina questa illusione che è particolarmente significativa per me perché appunto, ci fa vedere una cosa che non esiste e, e la percepiamo molto distintamente. Non Lo vediamo ma non c'è il cerchietto. È quello che è sconcertante. Infatti la, la faccio sempre vedere perché è piuttosto così efficace proprio per esprimere certi concetti. Vedo che suscita discussioni. <ride> bene, bene, mi fa piacere aver solleticato le vostre reazioni. Lo scopo era proprio quello. <ride> la levo, se no vi, vi ipnotizzate tutti. Lascio solo la citazione dell'autore. Bene, ditemi voi appunto se avete altre curiosità di qualsiasi tipo, io sono qua. Se vi volete iscrivere al CICAP lo potete fare, il CICAP è aperto a tutti. Se andate sul sito www.cicap.org trovate un sacco di materiale, trovate istruzioni per iscrivervi. Il primo weekend di giugno a Padova ci sarà il CICAP Fest, che è un po' il nostro evento annuale in cui appunto ci sono così vari eventi sempre legati appunto alla corretta divulgazione scientifica. Bellissima esperienza, quindi vi, vi consiglio se avete occasione, ora in quinta immagino che in quel periodo... Avrete altre preoccupazioni, però magari un weekend si può anche ritagliare. No? Prego. Direi proprio di sì, diciamo tutto l'illusionismo sfrutta proprio queste defianze della nostra mente. Eh, insieme a un amico illusionista, proprio due anni fa, mi ha scritto un libro sui rapporti scienza-illusionismo e, e ci sono molti punti in contatto, perché apparentemente sembrano ambiti lontani, no? perché uno dice eh, la scienza cerca di costruire modelli affidabili per descrivere la realtà. L'illusionismo sembra fare l'opposto perché costruisce inganni, no? cerca di far apparire la realtà diversa da quella che è. Però in realtà per riuscirci no, bisogna conoscere determinati meccanismi mentali. Per cui eh, gli illusionisti sono stati anche utili nel mettere in evidenza certi limiti della mente umana. Tant'è vero che di recente eh, diversi neuroscienziati hanno cominciato a interessarsi di illusionismo. Dal loro lato invece gli illusionisti spesso utilizzano eh, fenomeni scientifici per realizzare determinati effetti. Usano fenomeni fisici, fenomeni chimici, eh, usano la matematica, ci sono un sacco di giochi illusionistici che utilizzano la, la, la matematica. Io, io sono un grande appassionato di illusionismo, sono socio di un club di illusionisti genovese, quindi c'è molta attinenza. Quindi la sua domanda è assolutamente pertinente. come? Beh, per, tu non lo vedi il cerchietto, eh? No, lo vedo, però se non mi concentro sulla croce... Beh, ma quello vale per tutti, eh? Lo vedo lo stesso. Normale. Ah, tu lo vedi lo stesso? Cioè, se lo segui con lo sguardo lo vedi? Ma questo di solito non succede... Eh... Eh, vabbè, è interessante, no? non avevo mai sperimentato. Ma sei daltonico nel senso... No, ah no, quindi era una sua... Scuola una sua battutaccia. No, a me è capitato di avere studenti daltonici, è, è più frequente di quanto uno pensi, eh, il daltonismo. Poi ci sono vari, varie forme di, di daltonismo, però... Ma poi è chiaro, dipende da soggetto a soggetto, a volte certe. Io ad esempio una cosa che non sono mai riuscito a vedere sono gli stereogrammi. Sapete quelle figure assolutamente confuse in cui qualcuno dice però che si riesce a vedere? Io non ci sono mai riuscito, ci ho provato diverse volte e non sono mai riuscito a vederle. Eh, C'è un po' di differenza tra soggetto e soggetto. Bene, eh, ditemi voi. Chiudiamo qua. Eh. Allora ancora grazie ragazzi per, per l'attenzione e in bocca al lupo per, per l'esame, no? per il vostro curriculum scolastico.